Emanuela Pegovin, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, Eleonora, Eleonora, perdonami. Allora, intanto un buongiorno allegramente a tutti quanti, Allegramente, allegramente, soprattutto. Noi siamo qui stamane per parlare del libro scritto poi dalla Donofrio, ne Esatto. abbiamo già parlato qualche mese fa, Sì, qualche mese fa. esatto. E sta continuando anche la serie di presentazioni. E infatti adesso sarai ad Orso Marzo, Sì, giusto? ho l'onore di essere ad Orso Marzo il 21, domenica 21 alle ore 21 in piazza Giannini e invito tutti a partecipare perché sarà un incontro davvero molto particolare, in quanto Orso Marzo, vabbè, è una terra estremamente ospitale con un'amministrazione comunale attenta e sensibile ai problemi riguardanti soprattutto la prevenzione della violenza contro le donne. E il mio libro è testimone appunto di una storia vera, la storia di vita vera, la mia storia di vita. Quindi sarò con Maria Antonietta D'Onofrio, che appunto è la scrittrice del libro. A questo evento ci sarà ovviamente il sindaco Antonio De Caprio, che ringrazio per la gentilezza che mi ha concesso. Poi ci sarà il presidente della Proloco, ci saremo noi, ci sarà la ginestra con l'avvocato Teresa Sposato e la psicologa dottoressa Maria Francesca Papa. Quindi sarà un bell'appuntamento dove parleremo di un argomento estremamente molto delicato e soprattutto attuale. Eh sì, è un problema davvero attuale, un problema di attualità, un problema che è sempre esistito e che forse solo oggi si ha il coraggio di portare al grande pubblico. Forse oggi se ne parla anche troppo e in alcuni casi in maniera impropria, sei Esatto, d'accordo? sono più che d'accordo. Il fatto di parlarne troppo, ancora diciamo che secondo me se ne dovrebbe parlare sempre di più, però se ne dovrebbe parlare meglio, come hai detto giustamente, c'è troppa disinformazione e troppo spesso le informazioni che passano non sono estremamente corrette. Infatti uno degli obiettivi delle nostre presentazioni del libro, oltre che promuovere questo argomento, è quello di dare informazioni sul territorio in modo da arrivare alle persone che sono oggi ancora vittime di violenza, di ogni sorta di violenza, affinché sappiano dove rivolgersi e quali sono l'iter burocratico che si può compiere, perché dico sempre che anche dalla violenza più brutta, dalla storia più difficile, se ne può uscire insieme. E tu ne sei un po' la prova. Ecco, E io ne sono la prova, direi proprio di sì. vogliamo anche far passare questo messaggio. Quando parliamo di sportelli Sì. antiviolenza, non è che questi sportelli poi alla fine possono risolvere il problema se poi non c'è anche l'aiuto da parte della persona interessata. Assolutamente, quella è la prima cosa, cioè lo sportello antiviolenza, io ho l'onore di poter partecipare allo sportello antiviolenza della Ginestra, fanno un lavoro immane sul territorio, però come hai detto giustamente tu, ci vuole la volontà poi della persona La stessa, la collaborazione, la sinergia, collaborazione. certo. È anche vero che non è così facile, semplice, e io su questo ne sono testimone, perché molto spesso appunto l'aspetto psicologico, soprattutto il trauma che si vive, la paura costante, ti porta poi a voler decidere a volte di continuare a rimanere in situazioni estremamente molto complicate e difficili, ma non è questa la soluzione. La soluzione è sempre riuscire a trovare una via di uscita perché tutti abbiamo il diritto di vivere una vita piena, una vita libera, tutti. E soprattutto viene messo in moto un protocollo, Sì, ecco, sì, sì, sì. quindi no, sono cose sulle quali io voglio sempre battere, no? Proprio Certo. perché a volte dicono, ma l'utilità di queste iniziative qual è? L'utilità sono le risposte che concretamente stiamo ottenendo nel territorio, ci sono stati molti casi che sono stati risolti, quindi vuol dire che attualmente il territorio sta rispondendo e risponde bene il protocollo, come hai detto giustamente tu, perché non siamo campati per aria, ma c'è tutto un iter burocratico in modo tale che la persona venga seguita, protetta e si senta al sicuro e possa risolvere davvero il proprio problema. Certo, ci vuole la volontà di fondo di voler combattere per risolvere
risolvere questo problema da parte di tutti. Sicuramente quello che abbiamo bisogno è sempre di più l'appoggio a livello amministrativo anche, quindi il territorio deve rispondere perché da soli non possiamo fare niente, e devo dire la verità che qui c'è una grande sensibilità in merito al problema, quindi penso che stiamo camminando sulla giusta strada. La tua è una storia che inizia da bambina. Sì, sì. Quindi. Sì. La mia è una storia, è un percorso di vita molto tortuoso, perché appunto incomincia da bambina, non incomincia in questa terra, incomincia in una terra di Piemonte, quindi in una realtà di vita, un contesto di vita molto particolare. Sono cresciuta con mia nonna in un piccolo paese di montagna, si è occupata di me fino a più o meno all'età degli 8 anni, poi mia nonna è venuta a mancare e io sono entrata invece in un contesto familiare di violenze estreme, quindi ho veramente subito. Terribile, sì, insomma. Sì, sì, sì. Ecco, sì. E tutto ciò viene raccontato all'interno, sì, di questo libro, Il dolore sospeso. Sì. E a me già dal titolo fa pensare ad un qualcosa come una cambiale pagherò. Sì, come dico sempre, come un qualcosa che arriva e dice che piano piano deve essere scontato. È vero. Non so se è una giusta interpretazione. Guarda, mi fa tanto piacere questa interpretazione, perché io dico sempre la cosa che ho scelto di fare, oltre che mettere la mia storia in questo romanzo, e Maria Antonietta è stata bravissima in questo, è quella di avere un dialogo diretto con i miei lettori, con le persone che leggeranno questo libro, e anche dal titolo stesso possono iniziare a capire il perché del dolore sospeso, perché come hai detto giustamente tu, è sospeso, è fermo lì in qualche modo, ma è costante, c'è sempre. Una delle cose che mi preme ricordare è che chi subisce violenza non finisce lì il proprio percorso di vita nel momento in cui risolve il problema, perché in realtà te lo porti per tutto l'arco della tua vita, cioè certo, combatti con i tuoi mostri quotidianamente. È una cicatrice. È una cicatrice sempre aperta. Quindi è sospeso perché ci sono dei momenti dove riesci magari a respirare, come dico io sempre, però poi ci sono dei momenti dove invece comunque si ritorna nel ricordo e nel baratro. Quindi è un po' sospeso lì in questo senso. Però oggi ridi di tutto ciò, cioè scusami, forse sto utilizzando, sì, anche sì, un termine improprio, sì, però ci siamo quasi, perché come detto il tuo principale obiettivo è quello di portare avanti un'associazione che si chiama Allegramente. Sì. Esatto, insieme. Non a caso. Penso davvero, allora, una delle grandi fonti è sicuramente la resilienza di una persona e l'allegria è al primo posto, quindi l'allegria nella mente, attraverso la mente insieme, cioè il pensiero allegro, quello spirito di positività e di allegrezza che dovremmo un po' trasmettere tutti quanti a tutto il mondo, per cercare anche di rendere la vita un pochino meno pesante. E come dire, non siamo soli. Non siamo soli, assolutamente. Non dobbiamo stare soli. Non dobbiamo stare soli, no. E soprattutto non dobbiamo credere che i nostri problemi siano irrisolvibili. Assolutamente. Prego Eleonora, io ti faccio presentare invece l'altro ospite. Allora, l'altra, sì, ospite. L'altra ospite, io sono molto emozionata nel presentartela, perché la persona che è al mio fianco è mia mamma Franca, la mia mamma adottiva, cioè la donna che mi ha salvato la vita e mi ha permesso di essere qui oggi a raccontarvi la mia storia di vita. È inutile dire che io sono davvero emozionato. Come ci siamo detti prima, infatti, è sempre difficile, no? Sì. Rimanere freddi, emozionali, robotici di fronte a certe interviste. Perché parliamo tanto di belle cose, di aiuti che vengono, sì, soltanto annunciati, gridati, pubblicizzati, ma poi l'aiuto è quello che si dà nel silenzio e concretamente. È vero. E quindi Franca Aloisa, prego, io voglio semplicemente chiederti come è avvenuto questo incontro. Innanzitutto buongiorno, io sono Franca Aloisa, come diceva Martino, e sono la mamma adottiva di Eleonora Aloise Pegorin, perché io effettivamente 2 anni fa l'ho adottata.
Allora, mi chiedevi come ci siamo conosciuti. Bene, io mi trovavo in un periodo abbastanza buio perché da pochi anni era morto mio marito, non avevamo figli, anche se avevamo sempre, perché ogni donna penso che ce l'abbia innato l'istinto di avere un figlio. Però purtroppo questi figli non sono arrivati. Mio marito si è ammalato ed è deceduto ben 17 anni fa. Allora, c'era un sacerdote che mi ha preso a cuore e ovunque andava mi chiamava sempre: Franca, vieni che andiamo lì in pellegrinaggio. Praticamente ho conosciuto Ele in pellegrinaggio a Siracusa. Eravamo diretti a Siracusa alla Madonna delle Lacrime. Io ero molto silenziosa, mi sedevo sempre agli ultimi posti e ho visto questa ragazza che mi ha destato un po' di come dire, era tutta chiusa in se stessa pure lei, quasi quasi è come se avevamo dei problemi similari, similari. E, insomma, abbiamo fatto amicizia. Poi che è successo? È successo che quando siamo ritornati al viaggio, al ritorno, ci siamo scambiati i numeri telefonici. Dopo 2 o 3 giorni a Verbicaro, perché io abito a Verbicaro e attualmente anche lei abita a Verbicaro, era la festa di San Rocco e io l'ho invitata. Lei ha detto: beh, prima aveva tentennato, però dopo ha detto sì, poi vabbè, sì, vengo. Tant'è che sono andato, ho detto io: voi non prendete la macchina, vengo io a prendervi. E sono andato, c'è il vino buono, si mangia sì, bene sì, sì. Anche se adesso diciamo che un po' la situazione non è come tanti anni fa. Beh, certo, poi, purtroppo. Comunque viene a Verbicaro, sta a casa mia, una notte per notte a casa mia, insomma. Da lì sono cominciati i rapporti, perché poi lei è andata via in quanto abitava a Campolongo Maggiore, che è un paesino a circa una 30 chilometri da Venezia. E insomma ci siamo scambiate le varie telefonate, tant'è che un giorno, e in quel frangente lei mi chiamava zia. Poi una sera, mentre stavamo parlando al telefono, mi fa: sai, ma io ti vorrei chiamare mamma. Chiamami mamma, ho detto, se lo senti. E da lì sono cominciate le nostre conversazioni. Io sono andata pure lì, a Campolongo Maggiore, sono stata qualche giorno pure con lei. Insomma, è nato così il nostro rapporto. E poi il risultato è questo. Poi il risultato è questo. Ecco, sì. Vedi il destino. Alla fine anche quello di mamma Franca è un dolore sospeso. Esatto. Era un dolore che per l'appunto attendeva di essere scontato, per così dire, se così vogliamo dare, se vogliamo dare anche questa lettura al dolore. E alla fine è nata questa nuova famiglia, sì, chiamiamola sì, così sì. Ecco. Poi lei è venuta ad abitare con me per parecchio tempo e quindi diciamo che poi è rimasta a Verbicaro con me. Quindi poi abbiamo avviato le pratiche dell'adozione e 2 anni fa in effetti lei è diventata mia figlia adottiva. Per me allora, non è figlia adottiva, certo. È come se l'avessi partorita, tant'è che io mi sono sposata ad aprile e praticamente come si dice, contando i mesi, lei è nata a dicembre, quindi siamo lì. È come se l'avessi, come se l'avessi metaforicamente partorita. Sì, 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 sì.
Ebbene, insomma, abbiamo questa bella testimonianza di cui davvero vi ringrazio, perché infatti, come si dice, l'aiuto concreto. Ecco, Franca, l'aiuto concreto, ripetiamolo. Aiuto concreto, praticamente se non c'è l'aiuto non si può fare niente. Io ringrazio te perché ci hai accolto stamattina e sono davvero emozionata. Perché tu è giusto. Infatti non riesco a volte a trovare i termini giusti. Ci mancherebbe. Va bene così. Sfuggono pure a me a volte. Certo. E beh, siamo umani, quindi certo. Tutti possiamo sbagliare. L'aiuto concreto è alla base. Sì, sì. Se non c'è l'aiuto, se io non avessi dato aiuto a lei da sola non poteva uscire, non poteva farcela. Certo, lei si è appoggiata a me, io mi appoggio a lei. E quindi questo è un aiuto reciproco che ci stiamo dando pure. E beh, quindi, come tutte le famiglie bisogna essere due, sì, colonne. Esatto, una sorregge l'altra. Esatto. Certo. Tanto è vero che lei è talmente legata che anche a volte delle minuzie me le racconta. E a volte, siccome siamo tutte e due permalose al massimo, a volte mi dice ma non mi hai neanche ascoltato quello che ti ho detto. Poi io sono una che non esterno molto, riesco a trattenere molto dentro, quindi qualsiasi soddisfazione che lei mi dà io non eccello, nel senso che non lo manifesto. E quindi lei secondo me ci soffre per questo, però io sono orgogliosa di lei, tanto, veramente. Ed è tipico. E ringrazio il Signore di avermela mandata. Ed è tipico a volte delle mamme meridionali questo, sì, voglio dire. Quindi magari non sì, ci sei abituata tu, visto che vieni da altre regioni. Sì. Bene, io ringrazio te, Franca ed Eleonora. Io ti volevo far lanciare un ultimo messaggio, soprattutto ricordiamo l'appuntamento di Orso Marzo. Sì, allora io intanto ringrazio voi, ringrazio mia mamma per aver partecipato, è la prima volta che viene con me a fare un'intervista, quindi la ringrazio infinitamente. L'abbiamo tirata con... Sì, un po' con il tranello. Sì, esatto, però ci tenevo tanto perché le persone devono proprio comprendere appunto che solo concretamente si può fare e tutti noi possiamo fare, tutti noi, basta aprire le porte del proprio cuore. E l'appuntamento è domenica 21 alle ore 21 presso Piazza Giannini ad Orso Marzo. Vi aspetto, venite in tanti, passate parola, sarà un evento veramente estremamente molto particolare ed emozionante.